Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come avere gli spacca pugni di Hulk gratis in Fortnite. Allora, sentitemi bene. Per averli dovete prima di tutto collegare il vostro account Epic Games a quello PS4 o Xbox o PC. Per fare questo andate sul sito di Epic Games, effettuate l'accesso, andate nelle impostazioni dell'account e alla voce collegamento vi chiederà di fare il collegamento dei vostri account, quindi PS4, Xbox e così via dicendo. Una volta fatto questo dovete andare sul sito che vi riporto nella descrizione ed effettuare l'accesso con il vostro account Epic Games su Square Enix ed effettuare il collegamento. Quindi il vostro account Epic Games deve essere collegato all'account Square Enix e all'account della piattaforma dove giocate, nel mio caso PS4. Fatto questo, dovete lanciare Marvel's Avengers. Tra poco vi mostro in Marvel's Avengers che cosa dovete fare. Per ottenere l'accesso alla beta da oggi, cioè o meglio da ieri, dovete prenotare il gioco in versione deluxe sul sito di Square Enix per ricevere il codice che vi permette di accedere in anteprima alla beta su PS4. Dal 14 agosto potete farlo su Xbox One e su PS4, per questa piattaforma non sarà più necessario prenotare il gioco, e dal 21 agosto potete farlo su tutte le piattaforme PC, Xbox e PS4, anche senza prenotare il gioco, perché sarà aperta. Quindi, ricapitolando, prima di spostarmi su Marvel Avengers e mostrarvi cosa dovete fare, dovete collegare il vostro account Epic Games a quello PS4 o Xbox o PC, a seconda di dove giocate. Dovete collegare il vostro account Epic Games a Square Enix tramite il link che vi riporto nella descrizione. Dovete lanciare Marvel's Avengers e fare quello che vi mostrerò tra poco. Rieccomi nella beta di Marvel's Avengers. Quindi, se avete fatto i passaggi precedenti, cioè avete collegato il vostro account Epic Games a quello PS4, ad esempio, e il vostro account Epic Games a Square Enix, quando lancerete Marvel's Avengers vi spunterà comunque fuori una schermata che vi dice che avete la possibilità di ricevere delle cose gratuite per Fortnite. Infatti, se andate su News e vi spostate, vi avvisa appunto di cosa potete ricevere. Infatti dice: per poter ottenere questa ricompensa promozionale, cioè gli spacca pugni di Hulk, dovete visitare questo sito e collegare l'account Square Enix a quello Epic Games. Quindi visitate questo sito qui, che vi riporto anche nella descrizione. Una volta fatto questo, praticamente dovete finire la beta e dovete completare le 3 missioni di allenamento. Meglio, non è proprio un allenamento, sono sessioni virtuali dove dovete sconfiggere delle ondate di nemici. Per finire la beta, in pratica dovrete completare le missioni storia, sono 4 se non erro, 3-4, ora non ricordo bene, e completare 3 di queste missioni che vi mostrerò adesso. Le missioni non sono difficili, ma sono abbastanza lunghette, perché dovete sconfiggere 10 ondate di nemici per missione. Sono 3 missioni, quindi 30 ondate di nemici. Potete farle da soli, con i bot, oppure con altri giocatori che hanno accesso alla beta. Quindi appena mi porta in gioco vi mostro quali sono le missioni da fare. Perché una volta completate le prime missioni della storia e la prima sessione di allenamento, avrete la possibilità di accedere a questa piattaforma, a questo tavolo strategico, dove accettare nuove missioni. Le missioni che dovete completare per sbloccare gli spacca pugni di Hulk sono quelle che trovate nello spazio social Elivelivolo. E
Sono tre, come vedete, quindi non è che ce ne sono altre. Sono tre e sono praticamente identiche. Dovete eliminare un certo numero di nemici per superare le 10 ondate, quindi sono 30 ondate. Le difficoltà sono variabili, ma se diciamo portate a termine le altre missioni e potenziate i vostri eroi e modificate la difficoltà tramite diciamo la selezione, avete la possibilità di completare facilmente. Ovviamente occorre del tempo, ma se riuscite a farlo, diciamo, avrete gli spaccapugni di Hulk. Quindi sostanzialmente questo è quello che dovete fare per averli gratis in Fortnite.